Anche ad agosto c'è chi non va in ferie, anzi non ci va mai. Sono i fondi di investimento i veri padroni del pianeta. Vediamo i numeri. I primi 10 fondi di investimento gestiscono un patrimonio di 44 mila miliardi di dollari, equivalenti al 40% del PIL mondiale. E questi 10 fondi detengono circa il 30-40% delle prime 500 società mondiali, determinandone quindi anche il valore in borsa. Tra queste 6 le conoscete tutti: Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta e Netflix, che nel 2022 hanno realizzato profitti per 61 miliardi di dollari. Profitti miliardari, quindi, questo lo sanno in tanti. Molti meno sanno che tali società hanno licenziato negli ultimi 2 anni più di 400 mila dipendenti e pagano pochissime tasse. Secondo le stime più recenti, circa un terzo dell'utile è tassato nei cosiddetti paradisi fiscali. In Italia poi non pagano quasi niente. Le filiali italiane delle principali big tech e grandi aziende mondiali hanno pagato su un fatturato di più di 8 miliardi di euro solo 187 milioni di tasse. Alcune piattaforme poi, come nel caso di Booking, non hanno versato neppure un euro, mentre Amazon ha accordi con tutti gli stati europei per pagare legalmente pochissimo. Ma attenzione, i fondi di investimento non decidono solo delle sorti delle aziende private, ma comprano anche e decidono quali debiti pubblici statali finanziare, cioè quali titoli di Stato comprare. E indovinate quali comprano maggiormente? Quelli degli Stati Uniti, che hanno un debito enorme di 35 mila miliardi. Questo però mette in difficoltà il finanziamento del debito pubblico degli altri paesi, tra cui l'Italia, perché non c'è più denaro, è stato versato, è stato usato per acquistare quello degli Stati Uniti. Quindi ricapitoliamo: un pugno di aziende private si è già comprato mezzo mondo, tra cui quello pubblico, e su quest'ultimo sta chiaramente impostando una politica di privatizzazione dei servizi e sta sostenendo il debito pubblico di uno Stato estremamente neocolonialista come gli Stati Uniti, mettendo in difficoltà il finanziamento e l'economia delle altre nazioni. In più pagano pochissime tasse e quindi la loro quota dobbiamo metterla noi. E tutto questo lo fanno letteralmente, legalmente, con i nostri soldi, cioè i nostri risparmi che affidiamo a banche o altri soggetti finanziari affinché ne facciano un buon uso. Buon uso? Peccato stia sconvolgendo l'economia mondiale per tacere dell'ambiente. Quindi magari verificate come vengono utilizzati i vostri risparmi. La soluzione esiste, come l'Unione Europea la chiama finanza sostenibile, molti altri la chiamano finanza etica. Funziona in Italia. Ci sono già aggregati 60 mila persone. Ecco, magari valutate di fare anche voi questa scelta.